confermato compagno della Hunziker sul set. Come è soddisfatto innanzitutto di questo film e come si è preparato per affrontare il set? Come è stato in Brasile? Se puoi dirmi qualcosa. No, sono molto soddisfatto del film perché l'ho visto qualche giorno fa e mi sembra molto ben riuscito, fa molto ridere. Sono due episodi diversi di pasta uno dall'altro e questa sarà una ricchezza del film perché ha un Christian De Sica che è appena passato peraltro in grande forma, spumeggiante insieme a Massimo Ghini, rispondiamo noi con una storia virata più sulla commedia sentimentale. E Michel, come dicevi prima, abbiamo già fatto il film dell'anno scorso, abbiamo lavorato insieme a Love Bugs e quindi non abbiamo fatto altro che portare di nuovo. Infatti sul set sembrate fatti l'uno per l'altro. Esatto, abbiamo messo di nuovo il nostro feeling al servizio del film e speriamo di non deludere quelli che andranno a vederlo, anzi sicuramente rimarranno felici, insomma. E ha progetti per il futuro anche in merito a questo film, se sarà riconfermato può già dirci qualcosa? Tra l'altro questo per lei è stato anche un anno abbastanza ricco, abbiamo avuto modo di vederla in Come Dio Comanda. Sì, quello del 2009, avrò altri due film in uscita, uno di Brizzi e uno di Avati, quindi un anno intenso. Per il prossimo anno aspettiamo di vedere prima come va il film e poi con calma, come tutti gli anni, ci siederemo a un tavolo, io, Aurelio, Neri, eccetera, e parleremo del futuro. Per il momento un po' di meritato riposo, quindi dopo l'anno intenso. Esatto, un meritato riposo e anzi colgo l'occasione, buon Natale a tutti e buon anno. Ciao.